Il segreto. Salve! Ciao ragazzi! Ciao, allora. Ciao! Siamo nuovamente qui sul canale per fare un po' di cazzeggio. Un po' di cazzeggio così. Freelance, ragazzi. Mentre freelance. Non abbiamo un cazzo da fare tra un video e l'altro, anche appunto, perché ne pubblichiamo già pochi, quindi qualcosa quindi da pubblicare. Qualcosa, una male. Cazzata ogni volta si posta, ecco. E questo, diciamo, questo video lo facciamo per diciamo intrattenervi, ammazzare il tempo e cazzeggiare un pochino. E soprattutto vedo che la porta è aperta, quindi la chiudo subito. Quindi chiudila subito, benissimo. Anche perché potrebbero uscire tante blasfemie da questa stanza. Sì, in effetti. Ok. Allora, quindi, di che parliamo oggi? Oggi siamo parleremo pronti. Di un sito che a noi piace tantissimo, appena l'abbiamo visto ci siamo rimasti, non so, l'ho visto un po' traumatizzati, un po' traumatizzati, un po', diciamo, il mio primo sintomo era i conati di vomito dopo, però tra risate e conati di vomito, però si vabbè. Ride, ragazzi, si ride, si ride. Cerchiamo, e questo cercheremo di fare un video all'incirca di 10 minuti, 10 minuti all'incirca, anche 5, anche perché c'è il timer lì sotto, quindi, appunto, se quindi abbiamo tutto sotto controllo, vedi? Abbiamo tutto sotto gli occhi. Il sito in questione è insegreto.it. Allora, insegreto.it cos'è? Un sito dove le persone possono scrivere un qualsiasi cosa, un segreto. Ask, come dici? Come ask, ecco. Io già avrei immaginato l'accendere all'altra parte che fa: oh sì, insegreto, ma che cazzo di sito è? Cioè. E quindi un individuo può andare lì, una persona, un individuo, un animale, una cosa vivente può andare lì e scrivere un suo segreto personale, intrigante, spaventoso, ansioso, eccetera. E, ed è completamente anonimo, allora, quindi devi mettere solo tra tutti quei pochi anni. Che mi hai fatto vedere fino adesso ho visto tutto tranne che ansia. Vabbè, non lo vedremo dopo. Comunque, vabbè, comunque. La persona può mettere solo gli anni e il, se sesso. È il sesso, quindi se è maschio o femmina. Per il resto è tutto anonimo. Se qualcuno quindi ha le idee confuse, non è il sito per lui, ragazzi. Ecco, eh? Perfetto. Lo diciamo subito. Allora, se qualche transessuale. E quindi qui si possono leggere tutti i segreti di quelle persone che hanno scritto. E noi origliamo. Ci stiamo divertendo. Quindi, allora, vediamo. Quindi. Oh, il numero 17.088. No, mi vabbè, no, no, aspetta, una ragazza aspetta, di 18 comincia anni, dai, è buona. Dove stai? Vai, una ragazza allora, 18 anni. Allora, finisce con una faccina triste, quindi già immagino sia una cosa vabbè, abbastanza vai, filosofica. Vai, vai. Allora, amo tanto il mio ragazzo. Stiamo da quasi 4 anni insieme. Che cura. Due anni fa sono stata con il suo. Sei una troia. Il suo migliore amico. Fantastico. Poi è passato un quanto po' di tempo, bella. Siamo stati insieme altre varie volte. E ora quando siamo tutti insieme ci guardiamo. Dio quanto mi eccita. Oh mio Dio! Mi ispira tanto sesso, anche se non l'ho mai fatto con lui, perché mi sentirei troppo in colpa. Sono una stronza, lo so, però ci tengo davvero al mio fidanzato. Sì, cara, siamo brava, tutti convinti, siamo tutti che con ci te, tieni. Però l'hai detto certo. Mia che ci sei stata. Appunto, quindi ci tiene, vedi, è un tenerci molto particolare. Io ripeto, vedo tutto tranne che ansia, quindi peschiamone un'altra. Vai, scegli tu. Allora, aspetta, rimescoliamo. Allora, sono tutte donne, sono, aspetta. Quindi. Oh, no. Allora, abbiamo fatto il random, ce ne sono tre ragazze. Guarda, vuoi giocare. Vedere che sono tutte donne? No, tutte donne maschio. Un uomo. C'è un uomo. Vediamo l'unico uomo. Allora, uomo 17 anni. È un harem? Ma non lo so. Un giorno sono andato al cinema con la mia ragazza e la sua migliore amica. Ho detto alla mia tipa di baciarci ad occhi chiusi per rendere la cosa più romantica. Intanto la sua migliore amica mi faceva una sega. Bellissimo! Bellissima cosa! Ma cosa? Bellissima cosa! È fantastica! Ma cosa? Questo, guarda. Era un threesome, ma non un harem. Anche i threesome, vedi? No, però vai. Sono tre ragazze nuove, quindi. Beh, vabbè, dai. Becchiamo una delle. La diciottenne. Ok, 18 anni donna. Nessuno sa godare di nomi alle mie tette.
una si chiama Martina e l'altra Rebecca. Oh, che bello! Ciao Martina, ciao Rebecca, buongiorno. Oh mio Dio, già me la immagino questa che si alza, sta lì morta e... Oh, ciao Martina! Buongiorno! Buongiorno a questo giorno. Dormito bene. Random, vai, sono troppe donne. No, vabbè, un'altra ragazza e poi dopo random. Ragazza 17 anni. Io e il mio ragazzo quando siamo soli ce la sballiamo con cannoni di erba e poi scopiamo come vichinghi. Allora adesso bisogna capire, le scopate da sballati sono incredibili. Allora adesso bisogna capire come si fa a scopare da vichinghi, come i vichinghi, cioè... C'hai presente? È un mezzo sadomaso. Arrivo subito. Quindi c'hai le corna. Sì, infatti, ecco, improvvisazioni... No, non mi sto portando. Dammi il suo cappello. No, questo, quest'altro. Quale, quindi, questo? Come i vichinghi. Oh yes! Ma sei fatto? Yes, baby! Cioè, così, tipo, non lo so. Mettimi le corna nel culo. No, io non immagino questa sull'elmo. Cioè, oddio, mi prego. Prego. Ok, facciamo così. Oh mio Dio! Ok, perfetto. Va bene, me lo metto allora, nel condicio. Randomizziamo. Randomizza. Io mia sono brutto. Sembra un tipo. Oh, tutti uomini. Oh, cazzo, un 26enne. 26 anni. Prego, tocca a te. Vediamo che dice il 26enne. Allora, la cosa più schifosa che conosco è la passione di un vicino di casa di mio zio. Cosa che ormai sanno tutti nel palazzo. Questo qui ha una vecchia in casa, una sua parente che lui accudisce poiché rincoglionita completa dopo due ictus. Bellissimo. Fantastico, è sopravvissuto dopo due ictus, va bene. Beh, va bene. Ebbene, lui si diverte a farsi le seghe davanti a lei e venire nella roba che poi le dà da mangiare. Inoltre un tempo lavorava anche in un ricovero per anziani. Ma che cazzo? Ma no! Un ma minuto di silenzio per la povera vecchia che verrà da 10 giorni. Ma dai su. Ma come si fa? Allora, veniva sulle cose che doveva mangiare la vecchia. Sì, se gli doveva dare una zuppa gli veniva nella zuppa. No! Vedo una zuppina. Un attimo, sono in seduta zen, un momento. Seduta zen, ok, seduta zen. Vai, ricominciamo là. Allora. Il 18enne, dai, Vai, leggi. Nostro quasi. Il nostro coetaneo, dai. Allora, 18 anni uomo, quando avevo 16 anni mi masturbavo pensando a mia cugina. Ma poi sì, abbiamo beccato tutti i segaioli del mondo. Infatti, tutti i segaioli. Il problema è che ora è... che era morta già da 3 anni di leucemia. Ma era così bella che non potevo trattenermi. È un necrofilo! Necrofilo! Oddio! Vabbè che c'è, non c'è cosa più divina che farsi la cugina, però anche morta. Vabbè, poi... che cazzo? Cioè, Cristo, un po' di consegna, ma mamma mia! Ragazzi, ma dai, su, ma cose. Allora, aspetta. La 19, questa è un gangbang, ci stanno 6 maschi e una donna. Allora, 19 anni donna. Allora, aspetta, mi metto le corna da vichingo. Sì, mettiamoci le corna perché. Vai. Adoro guardare il mio uomo mentre viene. Il mio uomo mentre viene mi fa sentire potente. E mi piace che mi guardi quando vengo perché mi sembra di perdere il controllo. Ti va a stare lì. Ok. Ok. Randomizziamo per favore. Randomizziamo. No, vabbè, finiamo. No, fermo, non lo legge. Già ho letto quella. Non lo legge. Vabbè, va bene. Allora, 19 anni. Ragazzo. Non è per gay. 19 anni ragazza. Ragazzo, Ragazzo. Fin da quando mi sono scoperto gay, ha fatto outing, ho sempre pensato. Sempre pensato, desiderato che almeno una volta venissi stuprato da un gruppo di stalker. Sono da ricovero. Sì, figlio mio. Sei da ricovero. Tu non stai bene. Randomizziamo. Allora. Vabbè, l'ultimo l'ho letto di sfriccio, diceva che non si lavava da venerdì ed era mercoledì, quindi va bene così. Quanto è bello. Una 32enne. 32enne, vai. Accendimi. Oddio, la gente mi chiede il culo solo perché hai capelli rossi. Bello, pensa a tutte le rosse che adesso, non so, leggeranno. Ragazze rosse, non vi scandalizzate, lei ha detto così e stiamo quasi a 9 minuti, quindi tra un po' quindi vi salutiamo. Ok, allora, 18enne donna. Facciamo le ultime due. Era sabato sera, ero ubriaca persa. Dopo aver passato una serata a bere e a far stronzate, io e una mia amica ci sediamo in un parco sotto casa. Oddio, mia. No, c'è già quando capito. All'improvviso mia madre, ignara del fatto che bevo, mi chiama dicendomi che mia nonna era morta mezz'ora prima.
mi sento schifosa sapendo che mentre mi stavo prendendo una sbronza della Madonna, bella grossa, mia nonna stava morendo. Che bella cosa, bellissima cosa. Uccidetemi, vi okay. prego. Allora, ultimo, randomizza. Facciamo l'ultimo, ultime e salutiamo. Tre e salutiamo. Siamo dai. A 9 minuti e mezzo. Vabbè, dai. Cioè, ci sono passati 10 minuti a leggere stronzate. Mamma mia, dai. Allora, 16 anni, donna. Quando avevo circa 8 anni, decisi di prendere il cellulare di mia mamma e incidere una canzone tutta per lei, che poi ho impostato come suoneria. Cazzo, carina. La canzone era composta principalmente da... Oh, acutissimi. Tutto questo di nascosto, inutile dirvi la sua faccia quando il telefono è squillato. Eravamo andati a messa! No! Orgasmo in diretta a messa! Oh mio Dio, che figata! Oh mio Dio, che figata! Ma dai, immagini quella a messa! Oh, oddio! Oh madonna mia, ragazzi, sto sito è fantastico. Sta gente da manicomio, signori. Sto sito è fantastico. Ragazzi, allora, sta gente da ricoverare. Non si può, è da ricoverare. Vai, ultimo, il 21enne. Penultimo. 17enne? No, decidi. La 17enne, perché è lungo e mi ispira. 17enne donna. In terzo o quinta elementare andai in bagno a scuola per la prima volta. Come per la prima volta? Cioè a scuola. Ah, tu dici. C'era la turca. Quanto odio la turca. No, la turca, poi è una donna. Che io non sapevo fare, ma non riuscivo più a trattenerla. Oddio, che cazzo. Così ci provai e mi bagnai. E mi bagnai tutti i pantaloni di urina. Quindi fortunatamente avevo il grembiule ed era l'ultima ora. Una cosa forse peggiore accadde alle medie, quando suonata la campanella dell'ultima ora, mi alzai dalla sedia e la vidi macchiata di sangue. La prima... Vabbè, è diventata signorina. Diventata signorina, macchietta di sangue. A quel punto dovevo andare a casa a piedi, tiravo giù il giubbotto ogni due passi. Speravo nessuno vedesse. Poveretta. No, aspetta. Meno male che siamo nati uomini. Vabbè, ci stanno tanti altri problemi, soprattutto la mattina, però va bene. Allora, vi lasciamo... L'ultimo? Il numero 9929. No, massimo, no. 18 anni. Lascia perdere e fa ridere. Vai. Allora, questo tipo dice che quando si depilla il sotto, cioè quando mi depilo il sotto, quindi ragazzi, mi avete capito, ragazze, sì, spero che mi abbiate capito. I peli pubblici, insomma. Uso il tagliacapelli di papà. Ok ragazzi, quindi, aspetta perché non è finita ecco. Qui, non è finita qui. Allora, questo tipo quindi, per tagliarsi i pubblici, chiamiamoli pubblici per essere proprio volgari, quando si taglia i pubblici, questo piglia il tagliacapelli, che non so cosa intenderà un paio di forbici. È sicuro. E vabbè, si depila. Ora, quindi, dopo il io punto, sto pensando. Dopo il punto, io penso il padre, se lo scopre, fa il macello. No, ma io sto pensando, in pratica, i capelli del padre sono come i peli pubblici, quindi una macchietta di ciuffo tipo Homer Simpson. Per accorgersene per forza. L'ultima, 19 no, Dopo il punto c'è la scusa al padre. Scusa papà, ma io te l'avevo detto, compriamo un altro rasoio. Sì, in effetti, c'è una grande scusa. Quindi il tagliacapelli è un rasoio. Bellissimo, allora. Questo si rapa, cioè. Ultima e vi lasciamo. 19enne donna, quando rido sembro un maiale, sul serio. Perfetto. Numero 318, ragazzi. Perfetto, ragazzi, quindi, è stato un piacere. Questo video è finito. Questo video è finito, ma ne faremo altri di quelli in segreto.it. Ragazzi, cerchiamo di farvi ridere. Se non vi è piaciuto lo potete dire, dicete quello che dicete, soprattutto dite quello che volete. Volete commentare male, bene, non ce ne state la minchia. Noi ci divertiamo, facciamo ste cazzate. Arrivederci, ragazzi. Gli youtuber devono fare così, devono far ridere. Se non se fanno ridere, se vi è piaciuto, bene. Se no, vabbè, se no troppe citazioni. Ok, arrivederci. Arrivederci.